Allora, sarebbe interessante nella camminata o nei giretti che si fanno qua intorno documentare la presenza di questa pianta che, arrivati adesso a settembre, è molto più riconoscibile che in altri momenti. Allora, io in mano ho un rametto di un arbusto che raggiunge però anche un'altezza di 4-5 metri, quindi diventa anche un po' un alberello, che si chiama olivello spinoso. È una pianta utilizzata a livello officinale, si realizzano anche delle ottime marmellate, insomma, una pianta che i locali hanno utilizzato nei secoli a scopo alimentare e curativo. Allora, questa pianta qua ha una distribuzione molto particolare, nel senso che a livello nazionale si può ritrovare soltanto in alcune vallate o comunque in alcune zone considerate xeriche, quindi molto aride. Tenete presente che varcato la zona più o meno di Exil, la strettoia che si viene a creare fa sì che l'Alta Valle di Susa sia molto meno piovosa della Bassa Valle. Ad esempio, in corrispondenza dei confini della Bassa Valle, diciamo all'altezza della Val di Viù, insomma, o della Val Sangone, sui crinali arriviamo ad avere delle precipitazioni annuali anche di 1600 mm. A Ulss c'è il picco minimo invece che di 700, quindi praticamente la metà. Cosa succede? Questa praticamente riesce a sopravvivere soltanto in zone dove c'è, come dire, un suolo molto povero, e riesce chiaramente a farlo meglio di altre piante, in questo modo, come dire, vince la competizione. Nella zona di Salber, tranne nello specifico, proprio nell'area che adesso abbiamo qua davanti, quindi dopo le bandiere, scendendo di lì e andando verso il greto fluviale, c'è una ricca popolazione di questa pianta, quindi l'invito è, se avete macchine fotografiche, di documentarne la presenza, perché questa pianta, oltre ad essere molto localizzata a livello nazionale, è anche, come dire, abbastanza tipica della Valle di Susa, e anche della vallata di Brianson. Queste sono le due zone che a livello alpino contengono le popolazioni più interessanti, probabilmente più numerose di questa pianta, ma per numerose io in realtà intendo dei popolamenti veramente molto, molto piccoli. Anche qui, andando in giro, adesso si riconosce bene perché ha le bacche rosse. Si chiama olivello perché le foglie hanno una colorazione che per certi versi assomiglia da lontano a quella dell'olivo. E forse anche perché in un certo senso hanno, come dire, delle esigenze a livello di suolo simile. Allora, cosa succede? Questa pianta qua è talmente particolare che viene utilizzata da pochissimi animali a scopo alimentare, e uno di questi, tanto per cambiare, è una farfalla, della quale in realtà non si è ancora parlato perché purtroppo non è stata ancora documentata qua la presenza, nonostante gli sforzi di queste estati. Ma è molto probabile che ci sia, tant'è vero che questa stessa rametto che ho in mano ha dei segni di consumo che sono abbastanza caratteristici del bruco di questa farfalla, che, tanto per cambiare, è un nome difficile, quasi come dire Zerinzia polixena, con questa fluidità che vi mostro dopo tempo. Ma si chiama Iles hippophaes o Iles hippophaes. Il nome è legato al nome scientifico dell'olivello spinoso. È una farfalla monofaga, quindi per sopravvivere ha bisogno di una sola specie, che è questa qua. È una falena, quindi della famiglia degli sfingidi, e quindi è notturna, è molto grossa, simile per certi versi ad altre che si possono osservare attirate dalle luci, però ad esempio questa non è attirata dalle luci, anzi sembra proprio che gli diano anche un po' fastidio, per cui immaginiamoci il cantiere, soprattutto immaginiamoci il cantiere con l'eliminazione praticamente completa di questa popolazione di olivello spinoso. Allora, io quest'estate ho provato a censire l'olivello spinoso lungo la Valle di Susa. Tenete presente che la farfalla è stata segnalata proprio in Valle di Susa da metà 800 fino praticamente agli anni 50, e poi sostanzialmente forse nessuno si è mai occupato di riverificarne la presenza. E questa è stata ritrovata a Bussoleno, a Ulss, in alcune zone,
Probabilmente è stata trovata anche qui a Salbertrand. A Bussoleno è scomparsa completamente la pianta nutrice, così come a Susa, altro luogo storico dove era stata segnalata. Le ultime popolazioni di olivello spinoso le possiamo trovare da qua in su, c'è anche una bella popolazione sui tornanti che si avvicinano al colle del Monginevro. Ci sono delle piccole popolazioni distanti dal gretto della Dora, sulle montagne di Bardonecchia, e poi c'è qualcosa lungo la Ripa e lungo appunto la Dora, all'altezza di Ulz, all'altezza di Amasà, all'altezza di Fenils. Però vi assicuro che la popolazione più interessante, cioè dove ci sono più piante, è questa qua, ma esattamente qui, esattamente al centro del cantiere, in prossimità del viadotto. Adesso da qua non lo vediamo perché è mascherato, però se andate un pezzettino in quella direzione lì non farete sicuramente grossa fatica a trovare dei grossi cespi di questa pianta. Questa farfalla che sto nominando è inclusa in quella stessa direttiva che difende la Zerinzia polixena. Fa un po' specie notare che durante le integrazioni degli studi, con gli studi scientifici che sono state fatti in questa zona quest'anno, relativi soprattutto alla fauna mammifera, quindi l'attraversamento di lupi e l'attraversamento di altri animali, gli studiosi non si sono praticamente occupati, almeno non l'hanno sicuramente fatto in modo ufficiale, di cercare il bruco di questa farfalla. Questo perché sappiamo benissimo che sono delle cose che un pochino rallentano dal punto di vista progettuale, anche perché in questo caso si tratterebbe di eliminare praticamente completamente la possibilità di sopravvivenza di questa farfalla all'interno dell'areale di Salbertrand. Bisognerebbe verificarla anche in altri luoghi della valle, è possibile che ormai sia molto risicata e quindi questo potrebbe essere un grosso problema per i progettisti. Sono chiaramente direttive europee che sappiamo benissimo valgono come quasi tutte le leggi, specialmente quelle ambientali sappiamo come possono essere aggirate, e sappiamo benissimo che la responsabilità della difesa della Zerinzia polixena in Clarea è assolutamente nostra, la dovremo difendere con i nostri corpi, lo sappiamo già e l'abbiamo detto fin dall'inizio. Questa però è un'altra pianta che però dobbiamo iniziare a riconoscere un po' come la ristolochia, la pianta nutrice quindi della Zerinzia, perché se dovessimo trovare un bruco, io vi invito a cercarli, non è una cosa sicuramente facile, però potremmo avere anche la fortuna di trovarli in questa stagione, potrebbe essere una scoperta non indifferente. Altre specie invece di piante nello specifico sono state censite e sono specie protette, nonostante questo sembra che il progetto non si faccia grossi problemi. Un po' più avanti, proprio sul gretto della Dora, si possono trovare delle piante di Miricaria germanica, che è una pianta legata proprio agli ambienti di ghiaione, vicini all'acqua, e dei bellissimi popolamenti di Tifa minima. La Tifa minima è cosiddetta la cannuccia di palude, che noi abbiamo presente, se avete presente quelle specie di canne che vengono su e poi fanno una specie di pannocchione grosso e denso che sembra quasi un wuster, quella è la tifa normale, la tifa latifoglia. Quella che invece è presente qua è rarissima, ci sono veramente poche segnalazioni a livello nazionale, e si chiama tifa minima, è la stessa cosa ma un po' più piccolina. Ci sono delle zone dove ci sono appunto dei popolamenti molto densi di questa pianta, che rende questa zona molto particolare. Durante i giri che ho fatto quest'estate ho trovato anche una cavalletta, che è un nome un po' difficile da spendersi perché fa un po' ridere, si chiama Cortipus pullus, ed è una cavalletta veramente molto localizzata, presente praticamente a livello italiano in Valle di Susa e in pochi altri posti. Nomino sempre questa particolarità della Val di Susa perché ormai lo sappiamo tutti, è una valle che ospita talmente tanti ambienti che, nonostante, come dire, le infrastrutture che in queste zone qua si sono fatte sentire molto sull'ambiente naturale, in realtà continua comunque a difendere come se fosse un museo dei piccoli popolamenti di animali che probabilmente prima avevano una distribuzione veramente molto, molto più ampia. Quindi, cosa volevo dire per concludere, se non mi dilungo come al solito? Uno degli ambienti principali dal punto di vista della conservazione e sul quale come popolo secondo me dobbiamo avere maggiore attenzione è quello di fondovalle. Lo sappiamo benissimo che la Valle di Susa rischia di essere invasa da opere di vari tipi, la principale è quella per cui lottiamo, cioè il TAV, però ogni singolo frammento di fondovalle andrebbe, come dire, trattato con cura e difeso. Parlo delle poche zone umide rimaste, parlo dei grandi pascoli e dei prati d'asfalcio che ancora in alcune zone
montane zone sono presenti, ma soprattutto pongo l'attenzione sul greto fluviale della Dora. Il motivo per cui probabilmente tra Susa e Bussoleno è scomparso l'olivello spinoso potrebbe essere legato sia a una questione climatica, ma soprattutto alla regimentazione della Dora, che chiaramente crea preoccupazione rispetto alle abitazioni. Cosa succede? A livello di vallata sono poche le zone dove la Dora può così dire, per così dire, spanciare e comportarsi in modo naturale. Qui nella piana di Ulss e nella piana di Ulss e qui in quella di Salbertrand sono le due aree principali, insieme a quella di Bollard, che mi viene in mente adesso così, dove la Dora può effettivamente fare quello che vuole e dove, come dire, le specie animali e vegetali si erano, come dire, coevolute con questo tipo di comportamento del fiume. In altre zone la Dora non può più muoversi perché chiaramente può arrecare disturbo alle attività umane, alle abitazioni e quant'altro. Queste zone quindi hanno particolare interesse perché rappresentano un habitat che, eliminando la presenza dell'uomo e quindi tornando indietro nel tempo, è diventato veramente molto risicato, ma che un tempo, come dire, era distribuito lungo tutta la vallata, non solo questa vallata ma anche altre. Proprio qui infatti sono presenti queste specie che nominavo. Queste zone qua, questa qua in particolare, rischia chiaramente tantissimo perché piazzandoci un cantiere sopra assolutamente ci togliamo uno di questi ultimi lembi che, ripeto, a livello nazionale hanno una grossa importanza. Dobbiamo sicuramente imparare a riconoscere, dal mio punto di vista, qualcuna di queste piante. Tenete presente che le bacche si possono raccogliere tranquillamente. Non è una pianta protetta, lo è la farfalla che deposita le uova sulle foglie, e chiaramente ai bruchi dei frutti non gliene frega niente. Quindi se volete cercarvi poi qualche ricetta per fare delle marmellate piuttosto che altri preparati a uso terapeutico, potete tranquillamente raccoglierne. Ripeto, documentiamo nella presenza perché in modo, secondo me, poco casuale è stata ignorata la presenza di questa pianta e vedrete che è parecchio distribuita. Ultimissima cosa, poi andiamo a mangiare. Sapete benissimo che questa zona qua è al centro dell'attenzione da anni per via della pericolosità causata all'uomo, perché chiaramente è sempre messo al centro, dovuta all'attraversamento stradale della fauna selvatica. Chiaramente guardiamola anche da un altro punto di vista, quindi la pericolosità per la fauna selvatica che attraversa le strade e la ferrovia, come siamo abituati a fare. Come diceva Renato, lungo il percorso, questo, il Parco del Gran Bosco, è un parco importante perché è stato il primo luogo dove negli anni 60 sulle Alpi occidentali è stata fatta la reintroduzione di cervi e caprioli che erano completamente estinti, anzi eliminati dalla popolazione che giustamente aveva anche fame e dal mancato regolamento, insomma, della caccia. Con la reintroduzione chiaramente la valle è ritornata ad avere una certa attrattiva per i grandi predatori, che nel frattempo sono diventati protetti e più o meno sono riusciti a riprodursi con maggiore successo, sono ripartiti dall'Appennino, sto parlando del lupo, per riconquistare le zone perse. Cosa succede? Il primo branco della provincia di Torino ad essersi instaurato definitivamente è il branco cosiddetto del Gran Bosco. Quindi questa zona qua ormai è storica perché a fine anni 90 si è instaurato appunto questo branco e la prima cucciolata è stata potuta essere avvistata proprio in queste zone. Questo branco continua a resistere nonostante ogni anno, eccolo qua, questo è ancora meglio, vedete, ricco di bacche. Questo branco è storico, è un pezzo di storia della Valle di Susa ed è un branco che ha l'abitudine di utilizzare da sempre tutti e due i versanti della vallata. Ci sono altri branchi in Valle di Susa, dovrebbero essere 4 o 5, anche se non ne sono più stati monitorati di recente in modo sistematico. Questo branco però sappiamo, ve lo posso dire con certezza, che attraversa in continuazione la vallata perché ha bisogno, ha esigenze di spazio. Si calcola che un branco di lupi più o meno occupi almeno 200 km quadrati di spazio. Chiaramente qua, se calcoliamo lo sviluppo tra la zona di Ulss fino ad arrivare a Exil, forse anche Chiomonte, lo spazio c'è. Chiaramente se voi prendessimo, e non ce l'ho dietro, una cartina dell'investimento delle uccisioni di lupi in Piemonte, vedreste in questa zona qua una zona molto colorata perché qui ne sono stati investiti parecchi. È stato fatto quindi uno studio
per approfondire questa problematica, che ha confermato il fatto che i lupi continuano ad attraversare questa zona che risiede proprio al centro del territorio di questo branco. Chiaramente lo fanno seguendo le prede, quindi immaginate quanto sia importante per gli animali questo punto di attraversamento. Un nuovo progetto chiaramente andrebbe a chiudere anche l'ultimo spiraglio di possibilità per riuscire ad attraversare la vallata. Quindi gli aspetti di importanza in questa zona sono essenzialmente la possibilità di attraversamento e la specificità dell'ambiente che inizia da qua in avanti. Certo che da qui non è proprio un bel vedere, ma vi invito ad avvicinarvi al bordo della Dora, è molto bello, dove potete vedere appunto queste particolarità di vegetazione che non si possono trovare facilmente da altre parti.